con il consigliere nazionale dell'AIC, nonché presidente della sezione di Caltanissetta degli arbitri, Roberto Bellò. Presidente, si inizia quest'anno una nuova stagione, che novità ci sono per gli allenatori, cosa ci puoi dire? Ma innanzitutto colgo l'occasione così per portare un saluto, visto che inizia questa stagione sportiva 2016-2017, a tutti gli allenatori abilitati, tesserati all'AIC, di cui io mi onoro di fare parte. Sinceramente le novità che ci sono poco, meglio, siamo riusciti a confermare le cose che avevamo. C'è l'obbligatorietà dell'allenatore in tutte le squadre, c'è quest'anno una novità sostanziale che riguarda le scuole calcio, perché la scuola calcio si vuole intervenire su modelli europei, dove praticamente per la scuola calcio, dove ci sono le quattro squadre da scrivere obbligatoriamente, e una volta ci volevano due allenatori, adesso ce ne vogliono quattro, ce ne vuole uno per ogni categoria, che sapete che sono i primi calci, i pulcini, gli esordienti, tutte le categorie che riguardano appunto la scuola calcio. Questa è una cosa che siamo riusciti ad ottenere per gli allenatori, perché il nostro motto è un allenatore per ogni squadra. Sono rimasti invariati i massimali, che purtroppo in questo momento di crisi non possiamo né esagerare né aumentare, perché ricordo a tutti che non è uno stipendio, è un rimborso spese forfettarie che la società decide di dare, che va da zero al massimale della categoria. A questo proposito volevo dire che gli allenatori che si tessereranno quest'anno con le varie società, oltre ad essere in regola con la licenza ad allenare, che praticamente, apro una parentesi, è un foglio, come vedete, io ho partecipato a tutti i tre corsi e poi viene rilasciata una licenza che viene rinnovata fino al 2018, perché c'è l'obbligatorietà di partecipare ai tre moduli di 5 ore. E il tesseramento, io sollecito e ricordo a tutti di curarlo in una maniera decente per gli allenatori, soprattutto i nostri dilettanti, che riguarda meno la Sicilia e non solo, di avere la cura di spedire la scrittura privata e il tesseramento direttamente lui al comitato di appartenenza, nel nostro caso il comitato singolo, onde evitare situazioni, diciamo, che possono così creare, che perché la società dimentica di inviare la scrittura privata, dimentica di inviare il tesseramento, quindi per essere in regola e per potersi sedere in banchina. Concludo questa, diciamo, prima fase, perché l'allenatore deve ricordarsi che per sedersi in banchina il tesseramento deve essere convalidato, quindi non basta inviare tutto, però deve essere accettato dal settore tecnico, e quindi lì poi c'è l'esecutività che può regolarmente allenare quella società, quindi completare tutto un iter di fotografie, versamento, eccetera, eccetera. Quindi le nostre posizioni sono rimaste invariate. Magari in futuro ci potrà essere un miglioramento di massimali o minimali, però per la crisi che c'è in Sicilia della società, anche in Italia, questa cosa mi sa che non può andare avanti. Quindi i dilettanti, purtroppo, ahimè, devono comportarsi da dilettanti in questo momento così di crisi generale. Voi come AIEC lavorate tanto e bene, Presidente, sì. Fate diversi riconoscimenti, il mese scorso avete dato degli Oscar agli allenatori, anche nella provincia di Caltanissetta, ora tu direi chi sono, magari dei giovanissimi, e ci sono tanti bravi allenatori in Sicilia, sì. Allora, da Oteri, Rigo, è andato a Catania. Noi, diciamo, come AIEC, di cui mi fregio di vedere il tesseramento, che costa sì 32 euro, però stiamo facendo una serie di progetti importantissimi e soprattutto siamo a servizio degli allenatori. Dal loro tesseramento noi possiamo curare il tesseramento, se siamo coinvolti, a una procedura, anche una difesa legale, tra virgolette, che ci può essere. Abbiamo nel nostro ambito anche un'organizzazione di un'AIEC Ollus che ci occupiamo di disabilità, siamo stati a fare i corsi nei carceri, tuttora ce n'è uno in itinere qui a Caltanissetta, e facciamo una serie di iniziative, soprattutto informiamo gli allenatori. I moduli di aggiornamento, per ritornare sui moduli, noi abbiamo cercato di curarli in provincia e di farli territorialmente per dare la possibilità a tutti di misurarsi e di confrontarsi fra di loro. Qualcuno l'ha fatto online, qualcuno è partecipato, qualcuno all'ultimo momento, però questa cosa, siccome era la prima volta che si facevano, si normalizzerà nel futuro. Quindi noi come associazione categoria, che ad oggi siamo a oltre 16.000 soci, e anche in Sicilia siamo quasi 800, c'è stato un incremento perché stiamo lavorando alacremente con la scusa dei premi, perché volevo ricordare che i premi non li diamo a chi vince solamente. Il premio è un momento della creazione tra le 9 province, ogni provincia evidenzia 1 o 2 allenatori che hanno meritato per qualche cosa che hanno fatto e che comunque sono partecipi alla vita associativa.
si vedono degli aggiornamenti, propongono qualche cosa, quindi molto spesso possono coincidere che l'allenatore preparato può anche vincere, ma se non vince si può premiare un ragazzo che in quella zona disastrata o in quella zona nessun allenatore vuole andare e lui si è preso l'onere e l'onore di rappresentare. Quindi questa cosa in passato sono passati, in gioco di parole, da noi, no? Tanto per dire un nome, Roberto Boscaglia, che abbiamo premiato quando allenava l'Eccellenza, ma abbiamo premiato anche quando allenava in Serie B. Quindi gli allenatori non è preclusa nessuna porta, perché poi il risultato lo decide il campo. Quando tu vai in campo e fai vedere le tue idee sei sicuramente apprezzato. Magari nei dilettanti ultimamente è nata una forma ibrida dell'allenatore locale, dell'allenatore che si dice che porta lo sponsor, ma io non ho certezze di queste cose, perché io ribadisco nelle riunioni che portare lo sponsor è come essere esonerato l'indomani, perché il presidente non investe niente, quindi sono due cose che non possono funzionare a mio modo di vedere, e poi non c'è una certezza, quindi molto spesso si accusano queste cose. L'unica certezza che abbiamo avuto è stato che l'allenatore della nazionale è stato pagato dallo sponsor da bilanci pubblicati, perché doveva guadagnare poco e lo sponsor è intervenuto. Quindi però altri casi nei dilettanti, giusto per fare una battuta, non me ne risultano. Queste sono le normative che comunque sono rimaste in vigore anche per il prossimo anno. Ma cosa è successo alla scuola di Coverciano, Presidente? Perché noi vediamo, siamo diventati un paese di esportatori, tra l'altro nel campionato più bello e più ricco del mondo, che è la Premier, ci sono tanti, ci saranno tanti allenatori italiani, da Antonio Conte, a Ranieri. Sì, allora, la scuola allenatori è una scuola che negli anni si è sempre migliorata, con docenti a un certo livello, hanno modificato i programmi, e c'è la direzione di Renzo Olivieri, che è anche il presidente dell'associazione, che comunque sta dando un impulso decisivo, soprattutto sulla competenza dei docenti, e questa è una cosa fondamentale. Come dici tu, in Premier League sì, ci sono quattro allenatori italiani, dico una battuta, possibilmente ci sarà anche un allenatore della nazionale inglese, italiano, perché da come si sta muovendo un allenatore della mia squadra per cui tifo, che si chiama Mancini, pare che ci sia qualcosa, però al di là della battuta, gli allenatori, oltre ad andare in Inghilterra, stanno andando in tutto il mondo. Io apro una parentesi, perché proprio ieri un paio di allenatori dilettanti mi hanno chiamato per delle situazioni, uno per andare a allenare in Finlandia in Serie A, un altro ragazzo di Enna, gli hanno fatto una proposta tramite una federazione di andare in Ecuador, ragazzo in gamba che comunque io stimo, e stiamo vedendo un po', perché ha necessità tramite il consolato per alcune situazioni, che tra l'altro essendo un dilettante ci deve essere anche un visto particolare di non turista, eccetera eccetera. Però voglio dire, chi studia, e a questo proposito apro e chiudo una parentesi, ricordo che tutti i soci AIAC possono farsi un corso online in inglese gratis, che è un corso per parlare però con una disciplina sportiva, e noi i primi che hanno partecipato sono tutti gli allenatori di Serie A, a De Canio, a Gasperini, perché si è così, hanno creato all'interno di se stesso una cultura in più che gli dà la possibilità di andare in Europa. Quindi l'UEFA è una delle cose che richiede, quando qualcuno mi chiede, ma io voglio andare, se c'è una possibilità di lingua, allora se sta l'inglese va bene, possibilmente l'inglese non scolastico, però la possibilità è data per tutti. Quindi io consiglio sempre di studiare e di aggiornarsi. Vero che gli allenatori sono in troppo, ma lo studio non va mai male. Da grande conoscitore di calcio, quindi torniamo un po' alle zone nostre, periodo di iscrizione, ripescaggio, ci stanno chiudendo ormai i termini, tante squadre stanno chiudendo il battente anche dalle nostre parti. Come vede la situazione del calcio regionale in questo momento? Beh, la situazione non è florida, usiamo un termine così positivo. La situazione è che praticamente c'è stata la chiusura delle squadre dalla Serie D a scendere, si sono perse società che avevano ormai un certo, erano di provincia, potrei fare il nome del Noto e della Leon Cortese, che sono i primi due che mi, così, nomi altisonanti, entrambi hanno chiuso. La Leon Cortese perché il presidente ha detto basta, il Noto perché aveva accumulato dei debiti. Quindi, le altre società in eccellenza pare che si siano quasi tutte iscritte, ma dietro queste iscrizioni ci sono società che vanno in sofferenza. L'anno scorso, per esempio, per fare dei numeri, sono state ripescate 6 squadre per completare l'organico di eccellenza e 14 per quelle di promozione. Quindi non c'è un ricambio, c'è proprio c'è troppa crisi. Possibilmente le squadre che si avventurano in situazioni più grandi di loro stessi
non avendo una consistenza economica giusta, non riescono poi a completare i campionati, e poi è un disastro da un punto di vista sportivo nei confronti di chi lo fa seriamente. Contrariamente invece, diciamo, in questo momento la provincia di Caltanissetta sta vivendo un momento positivo. Il Gela promosso, la Nissa promossa, più giù il Vallelunga promosso, la Sangha Taldese vicino al ritorno in Serie D dopo tanti anni. Facciamo una breve disamina delle squadre nissene. Allora, devo essere sincero, in questo momento la provincia di Caltanissetta, al di là delle province dove hanno le squadre professionistiche, che possono essere Agrigento, Trapani, Messina, Catania e Palermo, e Siracusa, tra le province povere, Ragusa e Caltanissetta, ha una, diciamo, leadership, perché se riesce a avere due squadre in Serie D, che comunque una già c'è e una comunque in itinere, perché è solo questione di aspettare, però secondo me diciamo che ci riuscirà. E praticamente, oltre a queste due squadre, ma ci sono squadre che si sono radicate nel campionato d'eccellenza di piccoli centri, piccole tra virgolette, non mi permetto, che Campofranco, Mussomeli, hanno delle buonissime realtà e delle buonissime tradizioni. Tra l'altro a Campofranco ora adesso hanno anche una bella struttura, successivamente penso che anche a Mussomeli ci sarà anche una bella struttura, e come dicevi bene tu, anche in provincia il calcio ritorna, perché purtroppo una volta nei comuni piccoli c'era il prete, e la caserma dei carabinieri e la squadra di calcio. Molto spesso adesso la caserma dei carabinieri quasi non c'è più, il prete resiste anche se è anziano e le squadre di calcio aprono e chiudono, quindi era un momento di aggregazione la domenica. Adesso pare che quasi tutti i comuni siano comunque interessati dalla prima alla seconda alla terza categoria, e c'è una buonissima rappresentanza. È ritornato in auge Sorre di Falco, perché era rinunciato prima categoria, insomma si cerca sempre di, almeno la domenica per noi dilettanti, di avere la possibilità di stare in giro. Una cosa che volevo sottolineare però era sull'utilizzo delle strutture. Questa cosa è una cosa che qua è vero che con le normative nazionali e regionali le amministrazioni devono cedere o concedere la possibilità di utilizzo dei propri impianti comunali, però se si assistono a dei pagamenti o a delle richieste di somme in delle strutture che veramente, non voglio dire terzo mondo, però bisogna entrare in quelle strutture per vedere dallo spogliatoio al corridoio, al bagno, alle docce. Dopo si può chiedere anche un prezzo di un pagamento, però non è possibile che si assista in certe situazioni. O, aggiungo, se il comune ritiene una spesa onerosa, lo dia in gestione tramite il CONI, la FIGC, alla società che lo rappresenta, che la società sicuramente quando la domenica deve giocare, fare in modo che tutto funzioni. Quindi cercare una via di accordo. Questa è una situazione che un po' danneggia, un po' non fa crescere, un po' anche magari qualche dirigente che vorrebbe fare una cosa simpatica, poi vede la struttura, vede questi problemi che ci sono. Sì, in modo. Ci abbiamo la conclusione, Presidente. Due domande veloci e ti lasciamo. Una, sul Caltanissetta che vince in questi giorni, c'è pure un rappresentante federale come Sandro Morgana, con l'Under 19 che domenica ha disputato la finale, dopo 12 anni d'Italia è tornata in Auge. Allora, innanzitutto il vicepresidente nazionale dell'area sud, grande amico mio, sta portando avanti dei segni tangibili di quello che sa fare. Non dimentichiamo che è anche il responsabile della divisione calcio femminile, dove sta dando un nuovo volto. Solleciterei a candidarsi al presidente nazionale, penso che non aspetti il nostro consiglio, ma penso che lo farà. Però ha dimostrato che ha grandissime capacità e lo vogliamo sicuramente il più alto possibile. Il futuro di Roberto Bellom e chiudiamo. Il futuro di Roberto Bellom, io ho collaborato in una squadra che è così di paese, abbiamo fatto grandissime cose, che era Leon Forte, e sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Adesso il presidente ha deciso di chiudere il rubinetto, di chiudere per come era l'andazzo, per le sue problematiche che ha avuto. Ho avuto qualche situazione piacevole, perché essere chiamato in una società di Lega Pro, insomma, per dare una collaborazione, organizzazione, settore giovanile e tutto, vabbè. Però purtroppo la mia attività non me lo permette, non mi volevano full time, io purtroppo ci potevo andare solo part time. Mi dedicherò comunque a fare un buon osservatore di squadre professionistiche di Serie A, e quindi innanzitutto soprattutto manterrò il mio impegno con l'associazione, perché abbiamo rinnovi nazionali, rinnovi provinciali e regionali, quindi sarò molto impegnato. Ma quindi assisterò al movimento che si evolve. Grazie Presidente. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie.